Tribù Rossonera, amici del Marietto, ma soprattutto amiche, bentornate e bentornati all'appuntamento settimanale con la visione del Marietto. Sì, perché cambierà la rubrica, non sarà più pronostici e scommesse, per il semplice fatto che io non voglio più far scommettere una lira su soldi che poi meglio li mettete dentro il vostro salvadanaio invece di buttarli nel cesso. Però vi dico le mie prospettive per questo fine settimana. Allora, iniziamo subito dalla partita di stasera, che sarà Brescia-Napoli. Io metto un X2 per due motivi. Uno, secondo me il Napoli vincerà, però il Brescia può continuare con questa serie negativa? La lascio lì, può darsi che magari ha anche un punto che, per quanto non gli serva niente, lo possa tirar giù. La vittoria non la vedo. Domani, Bologna-Udinese 1X. Per il semplice fatto che il Bologna, secondo me, non può perdere due partite di fila in casa. Ha già perso col Genoa. Un punticino ancora ci sta, perché diciamo che è il trend dell'Udinese delle ultime settimane di fare un punto alla volta. Quindi 1x per me ci sta dentro. Poi c'è Spal-Juve, 2 secco, quindi passo subito all'altra. E Fiorentina-Milan x2, per il semplice fatto che secondo me siamo in una buona ascesa, stiamo veramente prendendo l'impennata e quindi non credo che sarà proprio questa partita che ci possa segare le gambe. Poi se succede veramente, ragazzi, cioè non so che cacchio dirvi, però il pareggio potrebbe essere l'eventualità, però secondo me andiamo lì per i 3 punti, quindi sento che ci può essere un 2, ma lascio l'X2. La domenica a mezzogiorno giocano Genoa-Lazio, io prevedo più un 2, però metterei anche X2 perché l'ultima partita del Genoa-Bologna ha dimostrato una squadra che è una squadra viva per la salvezza, se la gioca col coltello tra i denti. E quindi, a parte i fenomeni che qua vanno in moto come i pazzi per 50 metri, poi se si stampano non è colpa loro, è colpa di Gesù Cristo, no? Cioè, lasciamo perdere, va. Io ci sono cose che vedo a volte per la strada che mi fanno girare talmente le palle, ci sono certi imbecilli veramente, va. Vabbè, chiuso il discorso, andiamo avanti. Già abbiamo detto la Lazio 2x2 fuori casa, poi per il pomeriggio giocherà per l'altra squadra di Roma, Roma-Lecce io metto 1-2, perché? Perché secondo me lì ci può essere l'unica vera sorpresa della domenica. La Roma, quello che sta facendo è niente di eccezionale, sinceramente, non sta facendo niente alla grande, e tra l'altro anche in Europa League ha vinto 1-0, ma non ha convinto. E Lecce invece sulla buona scia, ha vinto domenica 2-1 in casa con la Spal, fuori casa ha fatto più punti in tutto il campionato, fuori casa quasi che in casa, e perché no? Vi ricordate di un 2-3, di un Roma-Lecce 2-3 con gol di Pasculli, Barbas, quando il Lecce poi andò in Serie B e la Roma perse lo scudetto, magari molti di voi manco sono nati, però era negli anni 80, ho ancora impresso quella partita là, quindi può darsi che venga fuori una sorpresina da Roma. Atalanta-Sassuolo io metto 1x, l'Atalanta se gioca come col Valencia, come le ultime partite, veramente al Sassuolo non gli fa capire niente, però è anche sì vero che può darsi che queste fatiche di Champions e di tutte le partite che sta avendo in questo momento la squadra bergamasca possano anche portarla ad avere un calo. Lo vedo difficile, però il Sassuolo di De Zerbi a me piace, perché mi piace molto il suo calcio, viene da una settimana sicuramente di relax rispetto alla Dea e quindi ci sta che possa uscire anche un pareggio. Quindi io ci lascio 1x. Poi c'è Verona-Cagliari. Verona-Cagliari tendenzialmente li metterei l'1, però metterei anche l'X. Quindi io direi più un Verona-Cagliari 1x, sinceramente. E per concludere c'è la partita del posticipo serale delle 8:30 di domenica, che è Inter-Sampdoria. Inter-Sampdoria io gli metto 1 secco, senza né ma e né perché. La Samp è una squadra veramente che sta in punto veramente di discesa, se ne sta cadendo completamente, aveva fatto un bel inizio, sembrava che si era ripresa qualche settimana fa, però alla fine se ne va con la testa di sotto. Niente ragazzi, spero che vi siano piaciuti questi pronostici, ditemi la vostra.
domani rimanete incollati al mio canale e soprattutto al canale di un grandissimo amico e fratello rossonero youtuber, Ale Passione Milan, perché domani ci sarà una sorpresa per voi giusto la mattina. Quindi, se ancora non l'avete fatto, a parte mettere un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale con campanellina accesa per rimanere aggiornati sull'entrata di ogni mio nuovo video in questo grande tubo che è YouTube. Buona serata amici, buona giornata, buon fine venerdì a tutti e ci vediamo domani e nel prossimo video programma. Ciao!